La Gallardo originale è la Lamborghini più apprezzata di tutti i tempi, con 7.100 vetture vendute. La nuova Gallardo LP564 ha un motore ancora più potente ed è più leggera di 20 kg, offrendo così prestazioni migliori allo stesso livello di emissioni. Anche la trazione è stata potenziata grazie al perfezionamento di trasmissione, sospensioni e aerodinamica. Il sottoscocca liscio e il diffusore posteriore contribuiscono a tenere l'auto incollata alla strada anche ad alta velocità. La nuova Lamborghini Gallardo LP564 è una fuoriclasse nell'affrontare le curve in velocità. Come indica la sigla LP, ovvero longitudinale posteriore, il motore è posizionato longitudinalmente e ottimizza la distribuzione del peso, con il 57% del carico sulla parte posteriore dell'auto. State alerta.
L'equipaggio è stato arrestato, ritirarsi. Verso Rose Canyon Freeway.
la Porsche 959, con la sua trazione integrale controllata elettronicamente, fu originariamente concepita come un'auto di classe B e prevedeva un numero minimo di 200 esemplari prodotti per l'omologazione come auto da...
prodotta dalla Ford Motor per la prima volta negli anni 50. Agenti all'inseguimento di una Mazda RX-8 diretta a sud sulla Three Points Road. Confermato. Il sospetto sta violando tutti i limiti. Si richiede supporto. Supporto interceptor approvato dal comando. È in viaggio alla vostra posizione. Affermativo, comando. Unità interceptor è sulla scena ed è pronta a prendere parte all'inseguimento. Rientro. Passo. Arrestato, ritirarsi. Le possibilità di possedere la nuova Revelton Hunter sono una su 700 milioni. Con un prezzo più alto di $250,000 rispetto a quello della Revelton, quest'auto verrà prodotta in soli 20 esemplari. Dopo 40 anni di esperienza nella costruzione di cabrio, la Lamborghini ha trovato nelle Roadster il modo di aggiungere una componente emotiva alla sua perizia tecnologica. Mentre il motore della Revelton era una versione modificata di quello della LP640, la Roadster ne monta un identico a quello dell'irriducibile LP674 superveloce. Le esclusive verniciature differiscono da quelle della Revelton e hanno finiture in grigio opaco, reso vivido dalla luce del sole grazie all'inclusione di particelle di metallo. Le ruote si compongono di 5 raggi a forma di Y con un'aletta di carbonio a mezzaluna che aiuta a raffreddare i freni. Thank you.
La Turbo S Cabriolet, dotata degli inconfondibili tratti di una 911, si concentra sull'essenziale. I clienti pretendono sempre di più in fatto di potenza, prestazioni e dinamiche di guida, e la Turbo S Cabriolet li accontenta in ogni aspetto, offrendo in più il piacere della guida senza cappotta. L'impressionante coppia di 700 Nm superiore di 50 Nm a quella della Turbo viene raggiunta tra i 2100 e i 4500 giri al minuto. I parametri di accelerazione da ferma sono eccezionali anche per una Porsche e la velocità massima raggiunge quasi 320 km orari. Le luci di posizione sono sistemate appena sopra le prese d'aria laterali, che sfoggiano asticelle in titanio verniciato, mentre le bocchette di ventilazione frontali contribuiscono a spingere sulla strada le ruote motrici anteriori, l'alettone si occupa del treno posteriore spiegandosi a 120 km orari.